Noi questa cosa qua non l'abbiamo cercata. Un giorno abbiamo aperto il giornale e abbiamo scoperto che l'assessore Bini in regione ha contattato due investitori, uno locale e uno straniero, trovando questa proposta, questa idea di realizzare un laminatoio. Il progetto Danieli Metinvest per realizzare un laminatoio alle Noghere sta accendendo la campagna elettorale a Muggia. Rispondendo anche animatamente a un telespettatore, il vice sindaco e candidato della coalizione di centro-sinistra, Francesco Bussani, ha però puntualizzato: c'è grande differenza tra le legittime e condivisibili preoccupazioni dei residenti e le strumentalizzazioni a fini politici da parte di un gruppo ben individuato di ambientalisti. Chi fa il terrorismo e vende fumo è la giunta comunale, Ah, ok. oscurandoci tutto quello che state facendo nei confronti dei cittadini. Cosa oscureremo? La prego, se può esserci un dialogo, Dica perché è pure. facile sparare le cose e poi magari chiudere la telefonia. Ma scusi, è Cosa lei che abbiamo spara le nascosto? cose, Mi è può lei che dire spara cosa abbiamo le cose. nascosto? Allora, quindi la prego di informarsi, di dire le cose E come sì, io sono stanno. informato, i miei cittadini Lei sono non mi ha ancora informati. detto cosa avremmo nascosto. I dragaggi avvelenaranno Dragaggi. tutta la costa, Sui dragaggi, il comune di Muggia non c'entra niente, lei lo l'ambiticoltura. sa questo, perché non va a chiederlo al ministero? O voi avete informazioni che noi Perché non noi abbiamo, o non lo sono i so, stiamo sindaco parlando di Bussani, cose noi ci diverse. informiamo. E in pieno spirito da campagna elettorale, Bussani non rinuncia al contrattacco politico. Per assurdo, c'è chi ci ha messo nel bersaglio, per ovvie ragioni, che poi si sono manifestate nelle settimane successive, siamo diventati colpevoli di qualunque cosa per una roba dove siamo l'ultima ruota del carro. Chi deve chiedere informazioni e chi deve chiedere spiegazioni, le vada a chiedere all'assessore Bini e alla giunta Fedriga, perché sono loro che questo progetto hanno portato a casa nostra.